Gian Battista Castagna, la situazione degli alvei permane pericolosa a Casamicciola. Nei mesi scorsi scriveste alla regione proprio per capire quale potesse essere il loro impegno rispetto alle competenze di questo ente importante sulla messa in sicurezza dei cavoni. Com'è allo stato attuale la situazione? Avete avuto risposte? Allora, certamente la questione è questa. L'attenzione deve essere tutta per tanti motivi. Uno su tutti perché già sappiamo che il nostro territorio è da un punto di vista idrogeologico molto fragile in certi punti. E quindi è necessario un'attività di controllo continua. Non c'è possibilità di poter, ecco, derogare a questa mia affermazione, nel senso che le criticità sono tali da poter, ecco, determinare dall'oggi al domani delle situazioni da tenere nella giusta considerazione. Quindi, ecco, noi abbiamo chiesto e ottenuto, questo lo devo dire, dalla Regione un controllo continuo degli alvei per capire qual è lo stato, appunto, di criticità e dove c'è possibilità. La necessità, anzi, di intervenire subito, bisogna intervenire. Poi è chiaro che noi teniamo un'altra questione aperta, un'altra partita molto importante che deriva dalla legge 130 del 2018, che è quella che appunto diciamo mette nelle condizioni tali il commissario Schilardi di dover anche, ecco, interagire giustamente con la regione e con il comune per poter giustamente ovviare a tutte queste criticità derivanti appunto dal dissesto idrogeologico. Quindi in queste settimane si sono fatti svolti vari sopralluoghi nelle varie parti individuate dalla struttura commissariale, dall'ufficio tecnico e dalla regione. E questi sopralluoghi, diciamo, sono anche frutto, ecco, di segnalazioni nostre e di corrispondenze tra noi e la Regione, perché in quel momento si era pensato che tutto era anche causato da rifiuti abbandonati da persone che. E in effetti, però, lì si è visto che la questione non è dettata dai rifiuti, è dettata proprio da una problematica di dissesto idrogeologico, dettata da altre situazioni, diciamo, geologiche molto più serie, sicuramente. E quindi, ecco, in accordo con la Regione e con l'ufficio del commissario stiamo approntando un piano per poter dove intervenire subito, perché insomma ci stanno delle criticità e delle emergenze, di intervenire subito e poi programmare tutti gli altri interventi che sicuramente sono più robusti sicuramente nei contenuti.